Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è, non mi ricordo che giorno è, un giorno della settimana. Questo è un outfit per un aperitivo. Se vedete le mie labbra luminescentissime, volevo provare questa tinta labbra e quindi ho detto quale outfit? No, non lo so, cioè l'ho messa perché avevo questo outfit total grey e ho detto se non la metto con questo vestito tutto grigio, perché avevo comunque questo body sotto molto sexy con questi ricordi di questo colore, ho detto va bene. Questa è una tinta labbra che ho preso da Essence quando è uscita la linea metallica, molto bella. Mi avvicino così ve la faccio vedere. E è un colore che va sui denti, ok? È un colore molto shock. So che non vi piacerà o che mi direte, però perché non hai messo su un rossetto magari bordeaux? Volevo provare qualcosa di estroso. Se non lo provo in questi casi che sono in casa, cioè sono a casa, non devo andare al lavoro, per il parte che dipende che tipo di lavoro si fa, però certo in ufficio con questo rossetto non ci posso andare. Però la tinta labbra, vi devo dire la verità, a voi non piacerà, lo so, perché è troppo strana, non sembra malaccio. Adesso ve la faccio vedere. Mi piace, in particolare, lo so che, però, cioè lo sapete che io ogni tanto queste tinte qua, come le compro, le devo anche indossare. Allora, è questa, la Vibrant Shock, è proprio Vibrant Shock, ed è questo colore qui che è un cobalto, un blu che tira quasi sul verde. È solo questione di abitudine, perché se io usassi sempre questi rossetti, poi dopo un po' vi abituate, cioè come il fucsia alla fine, un colore come un altro, come per i capelli alla fine, mi vedo anch'io strana, però non mi dispiace. Allora, l'outfit di oggi ve lo devo raccontare, perché ho indossato questo vestitino qua, che è un vestitino di Primark che ho preso nel negozio dell'usato, insieme alla Paola, ed è un vestitino di Primark che è un po' più grande della mia taglia, è tipo una taglia molto grande. Infatti ho detto, io lo utilizzerò sicuramente come vestito, non so perché c'è l'extension in giro, come vestito, perché mi piaceva l'idea di avere un vestito di lana così grigio. E messo in questa maniera qui, come vi faccio vedere poi, mi piace. Non è il solito vestito di lana indossato con gli UGG, indossato con i pantaloni. Io vedo tantissimo in giro, proprio dove mi giro, ma da tanti anni a questa parte, da quando sono praticamente nati gli UGG, da quando si sono sviluppati in Italia come un'epidemia, questi maglioni con gli UGG, con i pantaleggings, quelli pesanti, per essere comodi al caldo, ok? Così io sono caldissima, mi giuro che questo maglione è troppo caldo, però non per forza mi devo mettere su come se stessi andando in montagna, insomma, a raggiungere la baita. No, non lo so, non mi piace, mi piace l'idea delle trasparenze con la lana, mi piace l'idea di giocare con i pizzi, con il vedo non vedo, e mi piace l'idea di rendere un vestito di lana sexy ed elegante, non per forza comodo e caldo. Quindi vi volevo mostrare questa opzione per tutti. Abbiamo dei vestiti di lana nell'armadio che magari usiamo in maniera spropositata, magari usiamo in maniera, non voglio dire sbagliata, però effettivamente vederlo così o vederlo con un pantaleggings o un UGG fa un effetto completamente diverso. A me non mi vedrete mai con gli UGG e il pantaleggings, però volevo darvi questa opzione perché so che tutte avrete nell'armadio un vestito. Allora, questo è il vestitino, è carino, c'ha questa parte qui tutta aperta che lascia le spalle scoperte con tutti i bottoncini, vedete, fatto così come se fosse una sorta di scialle, dietro è così, non mi sono neanche specchiata, quindi lo vediamo insieme. E sotto ho voluto mettere, ve lo faccio vedere, questo body che ho anche nel Borgogna, l'avevo pagato 1 euro al supermercato, è un body così di pizzo, bellissimo e molto sexy secondo me, un po' trasparentino. In primavera, estate, di solito lo metto da solo o con sopra un blazer, un po' come sotto giacca. Adesso che è inverno l'ho pensato sotto questo maglione perché mi piaceva l'effetto di tenere comunque la spalla un pochino scoperta, coperta, ma comunque non troppo, quindi anche un po' trasparentina. Spero che vi piaccia nell'intento. Il cappello l'ho fatto liscio con il mio phon meraviglioso di Primark. La tinta labbra ve l'ho fatta vedere, so che mi ha dato i denti. Io poi che ho i denti tutti a cappettine, perfetto. E vediamo quanto resiste, perché oggi devo fare un aperitivo, quindi la terrò su.
E voglio vedere la resistenza perché comunque non è che costava pochissimo, andava sui 4 euro qualcosa, se non 5 euro. Gli orecchini mi piacciono molto, sono questi qua, c'hanno dentro questa, non mi ricordo come si chiama questo gioiello, comunque sta roba qui, retro sui toni del blu e poi viene giù così argentato l'orecchino, mi piace molto. E sotto, andiamo sotto di uno strato, sotto, oh, non si vede, no? Devo andare sotto ancora un po'. Vabbè, il vestito finisce così al ginocchio. E sotto praticamente ho messo queste parigine grigie che avete già visto nell'altra. Questa è la versione tutta lana. L'altra versione che avete visto è con quel completo un po' collegiale. Le francesine le ho cambiate, ho messo queste che sono decisamente più sexy, più alte, più belle. Sono di prima donna. Hanno tutti i brillanti, un po' di anni che ce le ho e sono sempre belle. C'hanno tutti i brillantini davanti e anche nella parte dietro hanno il tacco molto alto. Sono belle anche queste. Sono simili alle altre, però queste sono più belle. E mi piacevano perché l'outfit è un pochino più, insomma, più raffinato rispetto a quell'altro. Ok, volevo farvele vedere insieme, ma quindi devo farvi, non so come fare. Devo far così, allora metterla qua. Vediamo. Se riesco a farvelo vedere intero. Vabbè, vado se nell'ombra. Niente, comunque avete capito lo stile. Devo andare per forza qua perché c'è la luce. Volevo farvelo vedere intero, ma lo vedrete nelle foto se mi seguite su Instagram, perché tenendo il cellulare in verticale riesco a fare la foto. Comunque è così, ok, riuscite a vederlo un po'. Francesina, parigina mi piace con questi calzettoni che vanno, tipo sono delle sorte di parigina che arrivano al ginocchio, quindi non sono neanche particolarmente troppo sexy e volgari, diciamo. Sopra, io spero che vi piaccia la mia proposta, io non voglio essere assolutamente prepotente nei vostri confronti o dirvi guardate che così è il bene, però veramente bisogna smetterla di vestirsi male solo per essere comodi o per essere caldi. Cioè, allora, ok, ci si può vestire anche così, però se uno comunque vi sta seguendo e gli piace la moda, gli piacciono i vestiti e mi segue per quello, è giusto anche comunque cercare di dare qualche consiglio. Sopra metterò questo giubbino qua, che è un giubbino, parolaccia. Questo bellissimo cappottino ad accappatoio di Pinky. Questo non è. No, non è vero. Sto parlando. Non è di Pinky, scusate, è di Zuiki. E l'ho comprato con i saldi. Questo lo vedevo addosso alla modella. Nella pubblicità mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Non è un cappotto di chissà quale importanza, diciamo, uno straccettino, non è niente di qualitatevole, non è di qualità, però è molto carino, ci sta con questo maglione. E la borsa, ovviamente, sempre questa nera, che neanche a farlo apposta oggi ci può stare. Poi la cosa brutta di questi maglioni è che vedete, poi fanno tutti i loro giochi quando si mette sul cappotto. Questo è l'outfit completo sui toni del grigio, quindi le amanti del grigio faccia parte, mi ameranno, perché ho usato tantissimo grigio, anzi un total grey, e come trucco invece ho fatto questa sorta di trucco sui toni del blu, perché all'inizio dovevo mettere un maglione blu elettrico che poi ho non messo, non l'ho più messo perché non ci trovavo un modo giusto per metterlo e mi stavo arrabbiando e quindi l'ho riaccantonato. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo, ciao!